Grazie professor Di Perri perché è stata veramente una trattazione sia chiara anche per chi non è addetto ai lavori, ma anche esaustiva per tutti quelli che sono gli aspetti scientifici e tecnici. Bene sapere questi aspetti, questi dettagli, perché se si va, diciamo, come il cittadino medio a cercare delle informazioni, magari su Facebook, non sempre si ha la possibilità di distinguere quella che è un'informazione corretta da quello che è la verità. In effetti è molto interessante il fatto che all'interno, per esempio, del vaccino di fatto ci sia un po' di grasso, un po' di acqua e un po' di zucchero, se vogliamo, e un po' di sale, cioè se vogliamo alla fine dire. Il diciamo sintetizzare. Quindi questo è certamente un dato di tranquillità e direi che anche far capire come che meccanismo ripetere, insomma, anche a chi non è a conoscenza di quali sono i meccanismi di funzionamento dei vaccini è fondamentale. Quindi stiamo introducendo un qualcosa che potenzia la risposta del nostro organismo e che rimane, di cui rimane anche memoria, forte o quanto a lungo lo dimostreranno poi i successivi studi, se sarà poi necessario anno per anno rifare dei richiami o no. Alcuni vaccini hanno bisogno dei richiami, altri vaccini invece sono necessari una volta sola. Quindi io tanto ringrazio entrambi i relatori, il dottor Giustetto e il professor Di Perri, e avvierei ora una sessione di botta e risposta di domande. Perché con questo, su questo tema magari ci sono delle domande che spesso agli addetti ai lavori o alle istituzioni o anche ai medici vengono poste dai pazienti, dai cittadini e che magari hanno bisogno di giusto una risposta anche come si dice, in Toscana, la regione da cui veniamo entrambi originariamente, un po' più al brucio, un po' più veloce. E quindi inizierei a fare una domanda al professor Di Perri. Innanzitutto si è parlato di due tipi di vaccini, quindi il Pfizer, quello che si sta somministrando oggi al personale sanitario e agli ospiti dell'RSA e agli addetti ai lavori anche nel contesto ospedaliero e delle strutture residenziali. E poi c'è un successivo vaccino denominato Moderna, dell'azienda che si chiama Moderna, che ha la stessa tecnologia. Quindi le differenze alla fine tra questi due vaccini, professor Di Perri, sono, quali sono? Sono poche, cioè non ci sono praticamente, ma non possono essere, ecco, la cosa importante non esiste la possibilità di fare una dose di uno e una dose dell'altro, che è una delle domande che sono arrivate. Prego. Sì, no, d'accordo. No, dicevo, è praticamente la tecnologia è la stessa. Nanomicelle lipidiche che contengono l'RNA messaggero. L'unica differenza sostanziale che appare nelle istruzioni di gestione è quella che il vaccino Moderna sembra essere più tollerante da un punto di vista termico, per cui impegna meno nella catena del freddo. Grazie. Un'altra domanda che viene posta spesso, sempre al professor Di Perri, è quanto dura la protezione di questi vaccini? Io faccio un vaccino e secondo quello che ci hai fatto vedere oggi nelle diapositive, abbiamo una protezione che si instaura già nei primi 10 giorni, ma che si potenzia con la seconda dose nel caso del vaccino Pfizer dopo 21 e dopo qualche giorno di distanza dalla seconda dose a 21 giorni. Ecco, ma quanto dura nei mesi? O almeno in linea generale per quello che si sa oggi ancora? Ma diciamo che viene prevista una durata al momento protettiva di 9-12 mesi. Io credo che poi occorrerà declinare questo dato secondo i diversi individui. Probabilmente un individuo giovane genera una risposta che forse da questo punto di vista ha delle caratteristiche migliori. È anche da dire che cosa vuol dire che a un certo punto l'immunità viene meno, che siamo di nuovo a rischio di ammalarsi gravemente, ma forse no, cioè forse quella memoria immunitaria che potrà essere ristimolata, e questo si vedrà nel tempo quale sarà il destino
del calendario vaccinale contro il coronavirus, che verosimilmente è prevedibile che farà parte di ciò che dovremo fare in futuro, però vedremo con che periodicità. Vedete, ci sono soggetti, vi faccio un esempio, che hanno per esempio avuto la malaria 40 anni fa perché vivevano in Africa, l'hanno avuta diverse volte. Se tornano in Africa sono di nuovo a rischio di ammalarsi, ma fanno sempre casi meno gravi di chi non c'è mai stato. Quindi questa memoria immunitaria qualcosa lascia che forse alla fine potrebbe essere sufficiente a proteggersi dalle forme gravi. L'individuo allergico, allergico a un farmaco, allergico al cibo, allergico all'acaro, chi ha l'asma bronchiale, può fare il vaccino? Certamente lo può fare. Ecco, qui non ci sono componenti allergogene specifiche come potevano essere appunto un tempo le proteine delle uova o altri elementi. C'è da dire che sono soggetti che tendono ad avere delle risposte, diciamo, reattive abbastanza vivaci nell'ambito appunto dell'allergologia, che forse magari vaccinerei in ambiente protetto la prima volta in particolare. Questo sì, però ecco, non ha controindicazioni specifiche da questo punto di vista. La presenza, il cosiddetto vaccino con RNA, quindi quelli Pfizer e Moderna, hanno possibili rischi di cambiare il DNA della persona che fa il vaccino? Questa è una delle domande che sui social e spesso la gente chiede. RNA e DNA sono due cose diverse, però è giusto chiarirlo in modo definitivo. È giustissimo perché dunque l'RNA messaggero viene portato nel citoplasma, lì viene tradotto, poi ci sono le nucleasi, le ribonucleasi fisiologiche della cellula che lo fanno a pezzi. Ogni RNA messaggero, dopo che è stato tradotto, viene immediatamente disgregato. Questa è anche la fine che fa l'RNA messaggero che codifica per la proteina spike, che fa parte del nostro vaccino. I vaccini con vettore virale in realtà non tengono l'RNA, ma la corrispondente segmento che codifica per la stessa informazione, però in acido desossiribonucleico. La tecnologia fa parte non solo della vaccinologia, è stata ripresa nell'ambito più ampio della terapia genica, e questa è una domanda che si sono posti spesso. In realtà il DNA adenovirale, vettoriale, così come tutto ciò che viene trasportato, non si integra nel DNA cellulare nostro. Quindi viene a far parte di un sottoprodotto che poi viene a essere scisso. Quindi non, da questo punto di vista è una domanda lecita, perché giustamente ci si deve preoccupare, però si è proceduti a sviluppare questa piattaforma adenovettoriale proprio perché si è visto che non c'era questo rischio. Già un vaccino in commercio con questa tecnologia, che è il vaccino anti-Ebola della Johnson & Johnson, che è stato per la prima volta approvato nel dicembre 2019. Una domanda che viene posta spesso è, professor Di Perri, ma come hanno fatto a fare un vaccino così rapidamente quando di solito nella catena biotecnologica per produrre un vaccino ci vuole di solito un numero di anni più superiore? Quindi questa velocità è un qualcosa che ci deve far preoccupare o perché c'è un expertise dietro? No, c'era se andiamo a vedere la letteratura scientifica, in tempi non sospetti, nel 2018 veniva descritta questa piattaforma a RNA messaggero o con veicolo lipidico o vettoriale come un qualcosa di già utile, presente, che già era oggetto di sperimentazione in diversi campi. Faccio riferimento per esempio al settore dell'infezione da HIV, dove finalmente si ripropone un vaccino, sembra un vaccino efficace. Con questa tecnologia faccio riferimento al vaccino contro il virus respiratorio sincizial, che viene al momento sviluppato, perché non solo nel neonato, ma anche nel soggetto anziano che soffre di riacutizzazione di bronchite cronica, il virus respiratorio sincizial può essere un trigger importante. Sfruttano tutta questa tecnologia che era già pronta, è bastato infilarci dentro l'RNA messaggero giusto. Quindi la genetica era già nota, perché gli studi dei coronavirus cinesi li hanno fatti, si sono accorti dopo la prima SARS che cosa stava succedendo, e quindi tutto sommato sono state saltate delle tappe perché già erano state percorse sostanzialmente. E direi una domanda anche conclusiva, Sì. che l'attenzione che tutti hanno oggi è tipo fa male,
oppure ho una possibilità di avere reazioni avverse particolarmente diverse rispetto agli altri vaccini? Queste sono domande ogni volta che c'è un qualcosa di nuovo e credo che le risposte che il professor Di Perri darà chiariranno bene questo aspetto qui che è importante. No, assolutamente. Direi che le risposte di tipo generico che fanno riferimento a quei fenomeni abbastanza comuni, la febbre, il mal di testa, un po' di stanchezza, dolori muscolari, ci sono e ci sono stati. In verità, devo dire, sembrano avvenire con una frequenza minore rispetto a tutta la storia dei vaccini precedenti. Quindi questo giustifica e conferma la bontà dell'evoluzione delle tecnologie, il progresso, il famoso cruscotto della macchina che dicevo, quella di oggi e quella di 40 anni fa. Questo ce la dice lunga, effettivamente. Da questo punto di vista dobbiamo assolutamente fidarci. Grazie professor Di Perri, grazie dottor Giustetto e grazie al Consiglio regionale, al Presidente del Consiglio regionale e a tutti gli uffici e grazie al Presidente della Giunta regionale e l'assessore Icardi per questo momento di condivisione che fa capire come la scienza è scesa in campo, si riprende gli spazi e permetterà ai cittadini di superare questo momento critico. Per cui per questo è importante che tutti noi, tutti i cittadini abbiano le informazioni giuste, è importante il ruolo delle istituzioni, in questo caso il Consiglio regionale, ma anche di tutte le amministrazioni, perché si possa dare informazione corretta e questo è fondamentale per permettere a tutti di capire qual è la cosa giusta da fare ed è quello di vaccinarsi, di proteggere quindi grazie a questo i nostri anziani, perché non solo vacciniamo loro ma impediamo al virus di circolare, perché il virus circola sulle gambe delle persone e su meno gambe circola e sempre di meno ne potremo sentire parlare. Quindi l'obiettivo di quest'anno è chiaro, è di farcela in un numero consistente di popolazione entro l'estate e gli sforzi sono quelli di tutti per fare in modo che questo accada. Grazie a tutti, grazie professor Di Perri, grazie dottor Giustetto per la collaborazione e per le interessanti relazioni sia sulla storia, sia sul rapporto medico-paziente, sia sulla scienza e quello che ha potuto fare in quest'anno per combattere questa pandemia. Grazie a tutti.